Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo per lo staff di Altrimenti in FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la review di Danny Drinkwater versione TOTS. Danny Drinkwater rilasciato come carta nel Most Consistent e anche di nuovo con il TOTS PPL, che diciamo pongo al centro di questo video con l'interrogativo che avete visto nel titolo: Drinkwater vale quello che costa? Sicuramente no. No, perché cercherò di spiegarvelo in un modo abbastanza semplice, con parecchi riferimenti alle sue statistiche. E diciamo, un giocatore che attualmente costa poco, diciamo circa 80.000 crediti, che comunque sono tantissimi per quello che poi vale, e che io personalmente vi sconsiglio di comprare a meno che non vogliate fare una squadra giusto per divertirvi. Infatti Drinkwater è un giocatore abbastanza strano. Se andate a vedere le statistiche sulla carta, sono tutte abbastanza equilibrate: 80 di dribbling, 81 di passaggio e il resto sul 72 73, anche 78 di fisico, ma non ha veri e propri pro, forse neanche veri e propri contro, e ha semplicemente un grande problema. Quelle statistiche, che sembrano sì equilibrate, e per carità lo sono, sono un po' troppo limitate per quello che lui effettivamente prova a fare nel gioco. Mi spiego: il giocatore in sé, magari in fase di copertura, prova a tornare indietro, in fase di non possesso, in impostazione, magari prova ad andare un po' più avanti. Quando si fa un lancio si inserisce, quando c'è da rimanere fermo per fare un lancio magari a un'ala, a fare quasi il regista, c'è. Però il problema vero si pone quando, come ho detto, torna indietro per difendere. Bene, ha valori molto bassi nella marcatura, nelle intercettazioni, quindi magari un contrasto fisico lo perde, anche perché la forza fisica non è alta. Prova ad andare in avanti, però non riesce ad andare troppo avanti, perché comunque è un centrocampista con un medio di work rates, 77 di posizionamento, quindi sta un po' sempre centralmente, non avanza mai. Se nel caso riuscisse ad avanzare, non si riescono a fare grandissime progressioni, perché ha un'agilità molto bassa di 75, un dribbling puro di 78, quindi insomma non è un giocatore che con il quale ci si può divertire in primis, né un giocatore con il quale essere competitivi, almeno per come la vedo io. Un centrocampista, o meglio per il mio stile di gioco, un centrocampista, magari un centrocampo a tre, deve correre avanti e indietro per tutto il campo, per capirci, alla Pereira, alla Vidal, alla Allan, giocatori che comunque magari non sono il massimo tecnicamente, però che corrono in mezzo al campo, che si facciano sentire sia di fisico che magari in un contrasto, in impostazione. Lui ha tutte le qualità per farlo, ci prova, diciamo che come ho detto va avanti e indietro, però non è mai incisivo, non mette mai il piedino per fare il contrasto, una scivolata la fa spesso fuori tempo. Se si provano uno o due dribbling, magari al secondo l'avversario di fisico o in scivolata riesce a rubare di palla, perché è poco agile, ha 3 stelle skill. L'unica cosa che effettivamente mi sono piaciute sono stati i passaggi, perché quando è nella sua posizione prova a fare i lanci o i passaggi comunque filtranti, li fa bene. E un'altra cosa che mi è piaciuta di lui è stata la potenza tiro, che è 85, da lontano mi ha fatto anche un paio di gol, non tira malissimo. Quindi andiamo già a riepilogare il contro di Drinkwater. È stata una review un po' più corta del solito, ma semplicemente per un motivo: non c'era molto da dire, non c'era molto da mostrarvi nemmeno, perché è un centrocampista che tende quasi allo stare in difesa, quindi non... diciamo, non era inutile mostrarvi solamente passaggi, perché quello che c'era da capire si è capito, e credo di averlo spiegato anche abbastanza in maniera esauriente. Comunque, per quanto riguarda, come dicevo, i pro e i contro, tra i pro ho inserito i passaggi e la potenza tiro, mentre tra i contro ho inserito l'agilità, il dribbling, la difesa e la forza fisica. Il voto finale che gli ho dato è un 5,5, perché ahimè mi dispiace, perché è un giocatore su cui io puntavo tanto, credevo fosse forte, speravo fosse forte, però purtroppo non vale assolutamente il prezzo. È vero, sta scendendo, magari
come cala un po' la felicità generale della vittoria dell'Estia del campionato, magari diventerà un tot che si troverà a 20-30 mila crediti, e lì già per una squadra silver, giusto un po' per divertirsi come ho detto, ci potrebbe anche stare. Però se volete fare una squadra top, soprattutto magari una BPL, basta il miglior Dembélé, Nif, il miglior Ramirez è decisamente più forte di lui. Spero che quindi il video vi sia piaciuto, che possa avervi dato un'idea chiara su quello che è Danny Drinkwater, spero che magari ci sia qualcuno di voi che l'ha provato, che possa contraddirmi e che mi dica che effettivamente è forte, magari non è adatto semplicemente al mio stile di gioco, però come sapete le review sono soggettive e questo è quello che è parso a me. E in ogni caso il video, ripeto, è finito. Qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti.